Buonasera e eccoci al quarto evento della rassegna delle associazioni tuscolane che hanno dedicato appunto questo mese, marzo, delle donne alla presentazione di eventi che raffigurano appunto quelle che sono le attività e le tematiche stesse delle associazioni. Questa sera abbiamo in pratica come quarto appuntamento la vitamina D come donne, che viene rappresentato come evento dall'approccio di Turan, dai Giovani per Cambiare e dalla Gilda dei Guitti. In modo particolare dobbiamo dire che è stato esemplare quella che è stata la partecipazione, l'adesione che le diverse associazioni tuscolane hanno manifestato come interesse a questa rassegna, e in modo particolare anche l'unione stessa delle associazioni, per dire in un momento così particolare noi riusciamo ad essere insieme, a costruire un qualcosa senza cappelli, diciamo così, sulla testa, ma dalla base, uniti.
in molte occasioni, come in questa, addirittura è veramente un pregio da parte delle tre associazioni essere riuscite in un unico evento a poter svolgere, diciamo così, una rappresentazione unitaria. Molte delle associazioni negli altri eventi sono state ospitate, ma questo dimostra indubbiamente che c'è una forte solidarietà, ma una solidarietà anche con i nostri simpatizzanti, con i nostri concittadini, ai quali noi vogliamo dimostrare sempre di esserci, di continuare ad essere presenti con loro, affinché anche in un momento così particolare questa grande emozione, questo grande rapporto, questa grande amicizia non venga a mancare. E godiamoci questa sera questo spettacolo, come ripeto, Vitamina D come donne, dalle tre associazioni Approccio di Turan, Giovani per Cambiare e la Gilda dei Guitti. A voi in pratica la presentazione di questo evento. Grazie e buona serata. Grazie Tommaso, buon pomeriggio. Io sono Silvia Faccini della Gilda dei Guitti e apro questo pomeriggio di Vitamina D come donna, un pomeriggio al femminile, con un brano, un monologo in lettura, tratto dal libro di Gabriele Romagnoli, Il vizio dell'amore. Questo è un libro che racchiude 30 monologhi femminili, 30 sfaccettature di donne, e noi ne abbiamo scelta una. Diciamo abbastanza attuale, potremmo dire, e lasciamo a voi ogni altra forma di giudizio. Buon ascolto. Un mese fa ho incontrato per la prima volta mio marito. Siamo sposati da un anno. Prima del matrimonio siamo stati insieme 2, quasi 3 anni, se nel conto valgono anche le pause, ma è da un mese che l'ho conosciuto davvero. E lui ha conosciuto me. Beh, non esattamente. Aspettate, comincio dal principio. Lui fa lo sceneggiatore, scrive queste serie televisive di cui non gli frega niente, ma non le guardiamo neppure. Quando le trasmettono, noi la sera andiamo al cinema o leggiamo un libro, ognuno sul proprio divano. Poi io vado a dormire e lui si mette a scrivere. Scrive di notte, dorme di giorno. Lui può. Questo è quello che dice almeno. Scrive veloce, sempre buona la prima, avanti la prossima scena. Ci sono notti in cui dice finisce una puntata. Ecco, dato che poi non la vediamo, non so se è vero. Non controllo il suo nome sui titoli di testa o di coda. Vabbè, ovunque lo mettano. So che guadagna e so che al mattino il suo computer è spento. Tranne una volta, precisamente un mese fa. Adesso. Non ho mai capito quando è che gli uomini diventano imprudenti. All'inizio sembrano tutti agenti della CIA. Usano codici, depistaggi, temono di essere seguiti, ascoltati, si camuffano, si frenano. Lui cambiava sempre l'ultimo numero al telefono, in caso io avessi pigiato il tasto recall. Anche se aveva appena chiamato il carrozziere, credo lo volesse far diventare una sorta di riflesso condizionato, ecco. Se ti abitui a farlo sempre, non te ne dimentichi mai. Oh, ogni volta che pigiavo recall c'era "Questo è il servizio dell'ora esatta". E spegneva il computer. Sempre. Prima di andare a dormire lo spegneva sempre. Non lo lasciava in stand-by, collegato a internet. Mai. Sempre spento. Ma cos'è che li tradisce? L'eccesso di sicurezza? Oppure a un certo punto, che so, vogliono proprio essere scoperti, perché secondo me lui voleva essere scoperto. Ascoltate. Una mattina mi alzo per preparare la colazione e vedo la lucina sul computer. Vado lì, pigio un tasto qualsiasi e quello, pam, si accende ronzando. Io mi giro, lui dorme. Quando mi rigiro sullo schermo c'è una pagina. L'ultima che lui stava leggendo. In realtà l'ultima che lui stava scrivendo, ad essere precisi. Ma non era una delle sue sceneggiature. Era la pagina di una chat. Negranotte si chiamava. Guardo la schermata e si sono isolati in due solamente, come fossero in una stanza a parte. Si fanno chiamare Lupo e Tanga. Lupo è lui. Lo so perché è un soprannome che gli ho messo io, tanto tempo fa.
Lui poi un giorno se lo tolse come fosse stato un cappello che gli andava stretto. Diceva che non lo faceva sentire più a suo agio. Ed eccolo lì, lupo con tanga, acciattare nella notte negra. Leggo gli ultimi scambi di messaggi e, oddio, sento che si sta svegliando. Bam, spengo tutto, faccio in tempo solo a leggere che lui le chiede di voltarsi. Allora, il giorno dopo, mentre sono in ufficio al computer, vado a cercare Negranotte e scopro che funziona anche di pomeriggio. Certo, c'è meno gente, ma il lupo è lì, al suo posto. Manda pochi messaggi, però sembra che stia aspettando qualcuno. Tanga, immagino. Mi faccio coraggio e scelgo come pseudonimo Aprimi. Ed entro. All'inizio faccio un po' la timida, poi però mi faccio coraggio, mi sciolgo un po' e cerco di attirare l'attenzione. Io non so bene come si faccia perché in questo mondo io non ci ho mai messo piede, però ci provo. Voglio conoscerti meglio, a tu per tu. Vieni nella stanza da sola con me? Questo me lo sta dicendo lui, Lupo, mio marito. Cioè, voleva conoscermi meglio in una stanza, io e lui da soli. Voglio dire, bella novità, eh? Ma voglio restare tutto il tempo voltata. Lui ha risposto con una serie di segni che volevano dire che gli era venuta una gran fretta. Vabbè, siamo entrati e lui ha cominciato a scrivermi le cose che mi voleva fare. E non erano le stesse che faceva quando eravamo veri in una stanza vera, eh? E si capiva che gli piacevano di più queste. Ma la cosa buffa, ecco, in fondo, la cosa strana, è che anche a me piacevano di più queste cose. Lui mi ha chiesto: Te gusta il beso negro? Ci siamo stati insieme in Spagna. Ho risposto: Por supuesto, che vuol dire ovviamente. E ho messo quattro puntini esclamativi per sicurezza. Lui ha scritto che allora me lo faceva, e poi ha mandato una serie di segni. Io ho provato a immaginare e piaceva molto anche a me, però non potevo chiudere gli occhi perché lui mi scriveva delle cose. Io dovevo rispondere con cinque o sei punti esclamativi per dirgli che ero sempre più contenta, no? Che se me l'avesse chiesto nella camera d'albergo di Barcellona, ma gli avrei detto di sì anche là e glieli avrei fatti dal vivo i punti esclamativi. Vabbè, alla fine ne ho mandati 10. Poi però ho detto che ero sfinita e che mi dovevo scollegare. Allora lui mi ha scritto una cosa. Non ha scritto "è stato bellissimo", né "ti voglio rivedere". Ha scritto "io vorrei cambiare vita e fare il poliziotto". Poi ha salutato ed è scomparso. Abbiamo continuato a parlarci tutti i giorni, di pomeriggio nella stanza su internet. Lui poi un giorno ha detto che mi voleva anche di notte. Per accontentarlo, un giovedì ho inventato un congresso fuori città e sono andata in una camera d'albergo a scrivergli su Negranotte. Non ha notato la coincidenza. Sua moglie non c'è e Aprimi appare. Adesso però non stavo sempre solo voltata. Spesso non facevamo altro che raccontarci delle cose. Io ho scoperto un altro uomo, ma mica solo sessualmente. E il problema, dopo un po' è stato chiaro che era un problema, era che quell'uomo mi piaceva molto di più di mio marito. Cioè, era mio marito, questo lo so, ma non era lui, era quel che di lui mi nascondeva. Intendiamoci, a me mio marito piaceva. Ma mio marito come lupo? Di più, molto di più. Mio marito come lupo era davvero l'anima gemella, il compagno di giochi, l'incastro perfetto. Mio marito come lupo era l'uomo che avrei voluto sposare. Ma non l'avevo già fatto. Ho riflettuto tanto. E alla fine la risposta era sì. Quello era l'uomo che avevo sposato. Dovevo solo fargli togliere la maschera. Buffo, no? Si nascondono delle cose pensando che l'altro non le accetterebbe, quando invece sono esattamente quelle che vuole. Alla fine, dovevo solo dirgli di togliere la maschera, perché senza mi sarebbe piaciuto ancora di più. Avremmo avuto un matrimonio perfetto, unico, vero. L'ho fatto ieri sera. Eravamo a letto. E a un certo punto
Mi sono voltata. Lui già mi sembrava contento, eh? Ho aspettato un po' e poi gli ho detto: Me gustaría el beso negro. Io pensavo che avrebbe esultato, e invece si è bloccato. Non l'ho proprio più sentito. Io mi sono girata ed era una statua. Aveva gli occhi sbarrati. Ho cercato di scuoterlo. Gli ho detto che sarebbe andato tutto benissimo, che adesso saremmo stati davvero felici, che avrebbe anche potuto smettere di scrivere e fare il poliziotto se proprio lo voleva. Lui ha urlato, inorridito. Allora l'ho chiamato Lupo. Mi sono di nuovo voltato, ho detto Lupo, puoi fare tutto quello che vuoi, davvero. Però lui se n'è andato. Un mese fa. Ho incontrato per la prima volta mio marito e ieri l'ho perso. Lui ha detto che non è capace di mischiare la realtà con la fantasia, che è come se fosse un peccato, che nessuno può abitare in tutte e due le cose o pretendere di essere al tempo stesso tutte e due queste cose, che non ci riesce, che gli spiace perfino. Lo siento mucho, ha scritto di notte. Mentre ero rimasta a casa da sola davanti al computer. Ha aggiunto che se vogliamo possiamo continuare a vederci su internet. Grazie e buon proseguimento. Grazie, grazie a Silvia. Devo dire veramente molto toccante, insomma, lascia molto riflettere. E, diciamo che quello che andremo a fare noi nel nostro intervento andremo a parlare nello specifico di che cosa sia il genere. Se abbiamo preparato qualche slide per essere ulteriormente più chiare, non so se si vedono. Eccole, ok. Ok, ci sono. Quindi, vabbè, io ci tengo a ringraziare comunque anche Tommaso per la presentazione iniziale e tutta l'organizzazione e che comunque ci ha invitato a partecipare a questo evento. Quindi noi nell'intervento che andremo a fare parleremo nello specifico di che cosa sia il genere, di come siamo abituati ad intenderlo e di come ogni giorno siamo portati, senza accorgercene, a riprodurre una serie di differenze che caratterizzano le relazioni sociali con un impianto diseguale e asimmetrico. Quindi quello che andremo a fare, che Francesca farà in maniera molto, molto breve ma precisa e puntuale, sarà un breve excursus teorico relativo alle relazioni di genere, perché siamo convinte che condividere il pensiero sociologico con voi sia di fondamentale importanza per poter coltivare un atteggiamento critico e consapevole sulla questione. Quindi io passerei la parola a Francesca Serafini, una mia collega, che ci illustrerà brevemente, appunto questa tematica. Grazie. Grazie Giulia e grazie a tutti voi per essere qui. E si può andare avanti con la slide in cui abbiamo in un certo senso cercato di racchiudere brevemente quel dibattito sociologico che è in continua evoluzione e in particolare è iniziato a partire dagli anni 50 e si è posto come oggetto appunto proprio quello delle relazioni di genere. In particolare tendiamo a distinguere delle teorie macrosociologiche dove troviamo lo structural funzionalismo, secondo cui l'uomo e la donna hanno dei ruoli diversi, ben specifici e differenti, proprio per mantenere un equilibrio tra le varie strutture della società. E le teorie del conflitto invece si basano su tre assunti di base, cioè che ogni individuo ha degli interessi
che è il potere che struttura le relazioni sociali e che le idee, i valori che ciascuno di noi ha sono delle armi con cui tentiamo di lottare per raggiungere e quindi soddisfare gli interessi di cui siamo portatori e anche per ottenere potere in queste relazioni sociali che fanno parte della nostra quotidianità. Tra le altre teorie invece che sono più microsociologiche, che quindi hanno un punto di vista più da parte dell'individuo piuttosto che del sistema sociale, troviamo le teorie della scelta razionale, secondo cui l'uomo e la donna si scelgono sulla base di un attento calcolo logico, l'interazionismo simbolico, secondo cui interagire con gli altri presuppone di soddisfare delle aspettative che gli altri, la società stessa, hanno riguardo la nostra posizione, in questo caso riguardo l'identificazione con un genere. E infine la fenomenologia, che è un po', diciamo, l'approccio di cui prenderemo maggiore considerazione. Secondo la fenomenologia, in generale, i fenomeni sono analizzabili sulla base soltanto del fatto che riusciamo a farne esperienza in maniera diretta. Quindi, per comprendere al meglio questi fenomeni, in questo caso le relazioni di genere, bisogna decostruire e quindi dare per scontato ciò che in realtà, o meglio, scusate, criticizzare, problematizzare ciò che è dato per scontato e quindi rendere dubbio anche ciò che quotidianamente ci sembra ovvio. Nella prossima slide vogliamo innanzitutto dare una definizione di questo genere come una determinazione culturale. Significa che le relazioni di genere non sono qualcosa di ascritto, ma culturalmente e socialmente determinate. Ovviamente per capire cosa intendiamo per cultura dobbiamo capire che cos'è la cultura. Noi tendenzialmente siamo abituati nell'immaginario collettivo a intendere la cultura come qualcosa che ha a che fare con il nostro apprendimento e quindi con un accrescimento di conoscenza. In realtà la cultura, in termini sociologici, è proprio quell'insieme di pratiche simboliche e di valori che noi, in qualità di individui e membri di una società, mettiamo in atto, quindi produciamo e che acquisiamo grazie al sistema sociale di cui facciamo parte. Ovviamente la cultura per noi individui è un punto di vista, cioè sono quegli strumenti che ci vengono forniti fin dalla nascita per interpretare il mondo e quindi per vivere in questo mondo. E ovviamente è un solo punto di vista tra i molteplici che ce ne sono. Per capire meglio, insomma, cosa intendiamo per questa determinazione culturale, nella prossima slide proveremo a spiegarvelo con una serie di foto che abbiamo intitolato Cose dell'altro sesso, perché se abbiamo ipotizzato che se un giorno ci dovessimo svegliare nei panni dell'altro sesso, cioè quello con il quale non identifichiamo, la prima cosa che faremmo sarebbe probabilmente quella di cambiare nome, cambiare indumenti, cambiare il nostro modo di fare, il nostro modo di pensare, di agire. E infatti nelle foto, insomma, è abbastanza esplicito questo messaggio. E perché? Perché la società in cui viviamo, in base al genere in cui ci identifichiamo, ha delle aspettative nei nostri confronti. E nella prossima slide ovviamente vogliamo sottolineare che non stiamo assolutamente presupponendo che non vi sia una differenza biologica tra un uomo e una donna, anzi parlerei meglio di una differenza tra il sesso e il genere, perché il sesso ovviamente è biologicamente determinato, quindi si nasce maschi, si nasce femmine o si nasce genere neutro, sesso neutro oggi si direbbe, e invece il genere è qualcosa che è culturalmente determinato. E per capire che cosa intendiamo per questa determinazione culturale possiamo fare semplicemente l'esempio che noi siamo portati a inserirci in un genere fin da quando siamo nel grembo materno. Non appena i nostri genitori conoscono il nostro sesso biologico, iniziano a comprare una serie di cose che anche a livello visivo, i colori, i giocattoli, hanno un certo orientamento a socializzarci a quel genere lì. E infatti possiamo dire, come già Giulia ha detto nell'introduzione, noi creiamo quotidianamente il genere senza accorgercene, e questo processo inizia proprio ancora prima di venire al mondo. E la società e la cultura in un certo senso ci inducono a definirci in un genere come fosse una priorità, quindi già ovviamente fin da prima che noi nasciamo, e quindi ad utilizzare la nostra corporeità, perché poi alla fine
Si tratta di una determinazione fisica, proprio di tratti somatici, e come un foglio bianco su cui iscrivere proprio il nostro genere. Nella prossima slide vogliamo in un certo senso spiegare brevemente che cosa intendiamo per socializzarci al genere, cioè come la cultura il genere si apprende, cioè non è una cosa che è data in maniera deterministica, non è una cosa che non può cambiare, per esempio, e il modo in cui apprendiamo il genere è questo processo di socializzazione. Noi siamo fin da sempre inseriti in un meccanismo di agenzie di socializzazione che ci trasmettono un certo tipo di cultura e che quindi ci fornisce poi nel tempo quegli strumenti che ci aiutano a districare il mondo stesso e ad interpretarlo. La società infatti ha delle aspettative nei confronti del genere e noi, per rispettare queste aspettative, compiamo un processo di socializzazione al genere stesso, apprendendo quali sono i comportamenti, le attività, i modi di fare e di dire che la società si attende e quindi imparando queste cose e contribuendo a riprodurle. E qui iniziamo un'altra fase del nostro intervento, per cui la socializzazione al genere è un processo che risulta essere molto invasivo nella costruzione della nostra identità, perché ricordiamo che ad esempio, faccio un esempio molto, molto semplice, la prima cosa che facciamo quando ci presentiamo ad una persona che non conosciamo è quella di fornire il nostro nome, e già nel nostro nome è insito che noi apparteniamo o comunque ci identifichiamo con un genere. Il mio nome è Francesca e io automaticamente, o meglio voi automaticamente, acquisite che io faccio parte, o meglio mi identifico in un genere, quindi potete avere delle aspettative relativamente ai miei comportamenti e ai miei atteggiamenti. Questo è solo uno dei problemi che le relazioni di genere sociologicamente analizzate presenta. E Giulia, adesso con la prossima slide, a partire dalla prossima slide, scusate, presenterà in maniera molto più specifica alcune delineazioni e sfumature di questi problemi. Prego, Giulia. Sì, grazie Francesca. Sì, appunto, diciamo, parlare di questa dicotomia così netta di uomo e donna conduce a determinate problematiche con cui bisogna fare i conti, tra cui la considerazione che questa distinzione possa strutturare delle relazioni di potere e delle asimmetrie tra le relazioni, che sono sempre più alimentate appunto da stereotipi e finiscono per fossilizzarsi o per cristallizzarsi, tanto al punto da crederle normali o addirittura giuste. Nella prossima slide, infatti, possiamo vedere, non so se avete avuto modo di vedere sui social network questa pubblicità dell'IKEA, dove appunto da queste immagini si può notare il modo in cui appunto il processo di costruzione dell'identità di genere parte proprio dal presupposto che uomini e donne siano gerarchicamente ordinati e che ciascuno dei due abbia dei compiti prestabiliti. In realtà non è così, e proprio anche questa pubblicità ha cercato proprio di andare a decostruire quest'ordine socialmente, diciamo, riconosciuto. Nella prossima slide portiamo, diciamo, due esempi in cui appunto queste disuguaglianze si possono rintracciare, e sono quello dell'università e del lavoro, che sono comunque due ambiti strettamente interconnessi. Negli interventi successivi poi Simona ci parlerà nello specifico del lavoro. Noi vogliamo semplicemente fare un accenno su quanto queste disuguaglianze siano evidenti in questi due ambiti, perché diciamo, per quanto riguarda appunto l'università, ci sono aspetti familiari e sociali, primo fra tutti quello del pregiudizio e dello stereotipo, per cui ad esempio le donne e le materie scientifiche non siano compatibili. Questa percezione sociale crea una sorta di barriera psicologica per le donne, che fin da bambine sono portate a sentirsi inferiori ai maschi in questi ambiti.
Inoltre, la mancanza di modelli nell'immaginario collettivo, anche se oggi comunque si stanno facendo dei notevoli passi in avanti in questo senso, comunque si pone come un limite, perché diciamo prevale ancora innanzitutto l'idea che la popolazione femminile debba occuparsi dei lavori di casa e del mantenimento dei figli, comunque di lavori legati alla cura, soprattutto in ambito privato, rispetto agli uomini, ai quali sono comunque nell'immaginario collettivo relegate mansioni nella sfera pubblica. In generale, infatti, sembra che i fattori sociali siano comunque più determinanti di quelli individuali. Nella prossima slide, brevemente, possiamo vedere quanto appunto queste disuguaglianze siano evidenti. Una donna guadagna il 73% dello stipendio di un uomo nella medesima posizione. Vi sono inoltre anche delle barriere strutturali che scoraggiano le donne nell'accedere a lavori a predominanza maschile e qualora vi entrano rendono difficili questi avanzamenti di carriera. Questo spesso viene definito come il soffitto di cristallo, per cui nonostante comunque in alcuni casi si possa comunque raggiungere il vertice o giungervi molto vicino, c'è una barriera invisibile per la quale comunque non si riesce ad andare avanti, ed è per questo che comunque le donne, lo status delle donne su scala globale continua a rimanere inferiore rispetto agli uomini e il dominio maschile è una costante trasversale in tutte le culture. Nella slide successiva vogliamo fornire semplicemente una fotografia della situazione occupazionale femminile in Italia, dove il dato che salta subito all'occhio è che paesi come ad esempio la Svezia ha un'occupazione di donne con due figli dell'86%, mentre in Italia del 56%. E per evidenziare ancora di più la differenza tra diciamo uomini e donne, possiamo diciamo vedere come le donne occupate single siano l'86% e le donne occupate in coppia il 30% di meno, mentre gli uomini occupati single sono l'86% e gli uomini occupati in coppia siano l'89%, quindi la donna comunque si trova sempre in una condizione di netto svantaggio rispetto all'uomo. Quindi con la prossima slide andiamo a concludere. Quindi diciamo che tracciando un po' le fila di tutto questo ragionamento che abbiamo provato comunque a condurre in questo breve intervento, possiamo affermare che le disparità di genere oggi comunque occupano un posto rilevante nelle agende politiche nazionali e sovranazionali. Diciamo che c'è un forte dibattito pubblico in corso in questi ultimi tempi. La strada da compiere però è ancora lunga e molto, molto impervia. Diciamo che con questo intervento di carattere sociologico ho voluto dimostrare che in realtà il cambiamento è possibile se si parte da una consapevolezza, da una presa di coscienza che se il genere è culturale e la cultura è mutevole, allora maturare una coscienza critica e cambiando il nostro punto di vista è possibile innestare un vero e proprio cambiamento in relazione a questo tema. Basta comunque attivare un circolo virtuoso che è fatto anche di piccoli gesti, uno tra l'altro può essere anche la vostra partecipazione a questo incontro, quindi spero che sia stato utile per attivare questo processo. Quindi io vi ringrazio e passo la parola alla dottoressa Barbara Costantini che ci dirà quanto sia importante il ruolo dell'educazione e la prevenzione nell'età infantile per mettere comunque in campo degli atteggiamenti positivi fin da bambini. Grazie. Buon pomeriggio, mi sentite? Sì, sì, sì. Perfetto, allora io sono la dottoressa Barbara Costantini, sono una psicologa clinica dell'età evolutiva e una psicoterapeuta dell'adolescenza. Mi occupo da molti anni del disagio giovanile, in particolare
particolar modo della prevenzione e della cura del disturbo in età evolutiva e in adolescenza. Oggi parleremo appunto dell'importanza dell'educazione emotiva e affettiva in età infantile e come questo tipo di attenzione rivolta ai bambini possa contrastare il fenomeno della violenza. Noi genitori, insegnanti, educatori possiamo e dobbiamo puntare ad uno sviluppo maggiore dell'intelligenza attiva dei bambini, a partire da un lavoro che nasce nelle famiglie e continua nelle scuole, realizzando interventi psicosocio-educativi al fine di educare i bambini e i ragazzi alle emozioni e all'affettività, al rispetto di sé e degli altri. Certamente per lavorare sulla prevenzione del disagio giovanile, noi ci appoggiamo alla famiglia e alla scuola, possono fare molto. Per esempio, facendo sentire i ragazzi tanto liberi di esprimersi, perché loro hanno bisogno, sia a scuola che a casa, ma anche nel sociale, hanno bisogno di sentire che possono esprimere le loro emozioni senza sentirsi giudicati. I dati quando piangono, per esempio, rabbia, quando provano rabbia, tensione, piacere, cuore, ma più che altro i ragazzi hanno bisogno di sentire che possono comunicare quello che sentono o che provano senza passare tante volte per banali, stupidi o immaturi. L'esempio positivo in famiglia è molto importante per un lavoro sulla prevenzione. Esistono famiglie all'apparenza sane, dove all'interno però la maggior parte delle volte vive una madre che subisce dei maltrattamenti fisici o psichici da parte del marito. Maltrattamenti che quasi sempre purtroppo vengono cambiati in città, ma è vero esattamente l'opposto, cioè la virilità non appartiene certo agli uomini violenti. La virilità in un uomo è la capacità di rispettare gli altri, di farsi rispettare. Non è violenza, capacità, potere. Questi uomini in realtà manifestano un deficit, la virilità e il femminicida, in particolare un uomo che fa fatica a capire. Possiamo immaginare nella vita dell'uomo violento un padre sostanzialmente assente o se presente, questi individui hanno conosciuto solo il lato. Padre. È così che si è formato in loro il bisogno profondo di conferma che non hanno trovato da piccoli e nel momento in cui non viene soddisfatto dalla loro parte femminile agiscono con violenza. A casa allora è fondamentale che i bambini possano godere di un modello positivo paterno. Il bambino ha bisogno di trascorrere dei bei momenti con il padre e a volte invece si riscontra nelle famiglie una carenza della figura paterna. Ma quali sono gli esempi positivi che i figli dovrebbero avere in famiglia? Allora, noi sappiamo intanto che intorno ai 3-6 anni il figlio maschio inizia ad identificarsi con il padre e un modello positivo del padre è importante perché aiuterà il bambino a diventare un uomo sicuro di sé, secondo una base di valore. Per i figli i problemi poi possono derivare anche da altri fattori, per esempio un eccesso di maternage o una carenza conflittuale. Che vuol dire? Vuol dire che nella nostra società spesso viviamo un eccesso del mondo materno nel controllo e nella cura dei figli. Noi sappiamo che tutti i bambini sono dipendenti dalla mamma, ma ci sono mamme che non riescono a liberare i loro bambini. E sono quelle mamme che per esempio continuano a curare il genere fino ancora 8-10 anni, tenendolo a dormire nello stupore, non rendendosi conto che questo comportamento di madre incastra il figlio in una situazione di ambiguità, anche morbosa, in cui il bambino fatica a sviluppare quell'autonomia che lo rende libero, facendogli invece vivere delle situazioni di frustrazione e umiliazione, oltre che rabbia, e umiliazione per la famiglia. Molti ragazzi crescendo temono il riproporsi di questa dipendenza.
diciamo allora che i bambini vanno liberati e per liberare i bambini dalla protezione eccessiva di una mamma si ha bisogno della presenza di un padre. In una famiglia con i figli è fondamentale il ruolo della figura paterna, in cui il padre però non faccia la vittima. I figli in famiglia hanno bisogno del padre, non della figura della mamma. Occorre un padre paterno che metta dei limiti, che aiuti la mamma a lasciare andare il figlio verso la sua autonomia e che trasmetta anche ai figli il coraggio. Quando il padre non c'è, questo compito spetta alla madre. Il compito cioè di crescere dei figli responsabili e di non crescere dei bambini annoiati e immersi in una vita troppo fatta. Il nostro obiettivo come genitori è quello di condurre i nostri figli verso la vita, affrontando le varie tappe evolutive al momento giusto, e questo vuol dire fuori dal lettone o giù dal passeggino o via il pannolino giorno e notte, e autonomia nelle pratiche di pulizia personale sicuramente. Da genitori dobbiamo sapere che vivere insieme ai nostri figli dei sani passaggi emotivi vi aiuterà a crescere e a maturare una consapevolezza maggiore di se stessi e degli altri. Poi un altro aspetto importante da sottolineare è che agli uomini violenti nessuno ha mai insegnato a litigare. Bisogna insegnare ai figli fin da quando sono piccoli a litigare, dove litigare vuol dire imparare a stare nella contrarietà. Oggi, quando si vedono due bambini litigare, e questo tipo di punizione nega un priva il bambino di imparare a tollerare un'opposizione alla propria volontà, sviluppando un'incapacità a relazionarsi nelle situazioni critiche e da qui l'incapacità a gestire la rabbia. La violenza è brutalità allo stato puro, è incapacità totale di gestire le proprie reazioni emotive, è volontà di possesso e dominio totale. Un bambino che cresce nel riconoscimento. Dottoressa, mi scusi se la disturbo, rompo un attimo il suo intervento. Purtroppo ci dicono che non si sente bene l'audio, forse dovrebbe avvicinarsi un pochino di più, perché ci scrivono su Facebook che l'audio non è completamente perfetto. Ah, ok, provo ad avvicinare, vediamo. Provo ad avvicinare il computer. Ok, proviamo così. Allora, stavo dicendo che un bambino che cresce nel riconoscimento delle ragioni altrui difficilmente da grande sarà un uomo violento con una donna. Ma come facciamo noi ad aiutare i nostri figli a sviluppare un'intelligenza emotiva? Gli adulti devono fare attenzione a non far sentire mai i bambini giudicati per i loro comportamenti o sentimenti che provano. I bambini hanno bisogno di sentirsi liberi di parlare, hanno bisogno di sentirsi creduti nel raccontare le loro vicende, hanno bisogno di frequentare i loro coetanei e sentirsi liberi nel gioco e nello studio. Nei compiti a casa, per esempio, noi non dobbiamo aiutarli se loro non ce lo richiedono, ma dobbiamo invece dare loro una mano se ce la chiedono. Tutto il mondo adulto, la famiglia, la scuola, i luoghi aggregativi, sportivi, hanno la responsabilità di garantire ai bambini e ai ragazzi uno spazio d'ascolto che favorisca la maturità psichica dei nostri figli. Bisogna parlare con i ragazzi delle loro esperienze con gli amici, di quello che sentono, bisogna chiedere loro come si sentono e non solo che voto hanno preso. Chiediamo di più ai nostri figli, chiediamogli come stanno. Insegniamo loro a conoscersi, a sentire i propri bisogni e a sensibilizzarsi sui bisogni degli altri.
Questo è importante per aiutarli a sviluppare un'intelligenza emotiva. Parlare di educazione e sentimenti vuol dire coprire e ascoltare il proprio sentire e quello degli altri. Vuol dire aprire ad un dialogo interiore, darsi la possibilità di raccontarsi e di raccontare ciò che si è, ciò che si sente e ciò che non va. Un bambino che non impara a sentirsi, a riconoscere i suoi sentimenti, a gestire le sue emozioni, potrebbe diventare un adulto insicuro, aggressivo, talvolta anche violento. L'analfabetismo emozionale si può combattere scegliendo l'intelligenza emotiva, che non è altro che una risorsa non solo individuale, ma anche familiare e sociale. Imparare fin da piccoli gli strumenti utili per esprimere le proprie emozioni aiuta a condurre rapporti più sani e a gestire meglio i conflitti futuri, imparando ad elaborare la rabbia, la frustrazione, che talvolta possono portare anche alla violenza. Ma quali consigli per crescere i bambini sicuri? I genitori devono capire che avere un figlio talvolta è un compito gravoso. Bisogna evitarlo, è un impegno che dura molti anni. E durante questo periodo bisogna mettercela tutta per crescere il bambino in modo equilibrato, adottando delle regole chiare e atteggiamenti fermi. Nel contempo bisogna aiutarlo a superare i capricci, la rabbia, empatizzando con lui e contenendolo senza mai perdere la testa. È importante dare ai bambini piccoli delle regole e dei segnalare loro gli errori e gli sbagli. Ma bisogna farlo senza urlare, senza farsi prendere dall'impulsività o urlargli contro frasi offensive. Mai offendere il bambino per il suo comportamento sbagliato. Occorre segnalare che è il suo comportamento che è sbagliato e non è lui che è. Un bambino abituato ad urla e a frasi umilianti da parte di un genitore diventerà a sua volta un adulto che urlerà e offenderà. E gli sembrerà normale da grande che la relazione si basi su distruzioni e violenze. Chi agisce la violenza, ma anche chi la subisce, risulta avere una minore intelligenza emotiva. Le donne che legittimano sono donne insicure e poco lucide, e con il loro atteggiamento non fanno altro che autoalimentare il delirio di onnipotenza di che non solo credono di poter decidere sull'altro, perdendo completamente l'autocontrollo e il contatto con la realtà, ma sentono anche il bisogno di cancellare talvolta il volto della sofferenza, ammazzando, dando fuoco. Ragazze sicure di sé difficilmente si faranno sottomettere da uomini. Come ho sottolineato prima, l'insicurezza può derivare da due opposte situazioni vissute durante l'infanzia, il maltrattamento e l'ipercorso. Per quanto riguarda le ragazze, un padre che valorizza la figlia con apprezzamenti sia estetici che intellettuali le dà forza, in quanto la bambina si sentirà apprezzata da parte della figura maschile della famiglia e probabilmente da grande cercherà relazioni con uomini che la stimano davvero ed eviterà situazioni di sottomissione. Sarebbe molto utile che in tutte le scuole si tenessero delle lezioni di educazione alle. Certi temi sono difficili da affrontare in casa. Ecco perché il ruolo della scuola è così importante. È importante insegnare ai ragazzi l'importanza di rispettare il corpo. Va insegnato ai ragazzi che la forza fisica non è lo strumento attraverso il quale affermare il proprio dominio, e alle ragazze va insegnato che è il momento di smetterla di guardarsi con gli occhi. E se il ragazzo è morboso, geloso, le controlla, questo non vuol dire che è grande. Grazie. Buonasera a tutte e a tutti, sono Simona dell'Associazione Approdo di Turan
Il nostro intervento sarà sul lavoro e il sentirsi donne, come ci sentiamo appunto nell'essere e nel sentirci donne. E prima di coinvolgere chi sarà con me in questo intervento, volevo ringraziare sicuramente l'associazione Chi sarà di scena, che è il contenitore di questo momento, e le altre associazioni con le quali abbiamo collaborato e che mi hanno preceduto negli interventi, quindi l'Agilità dei Quitti e Giovani per Cambiare. E è stato un bel momento questo, perché comunque, nonostante insomma, noi abbiamo avuto qui a Frascati la giunta che è caduta, abbiamo comunque voluto portare avanti queste iniziative, e quindi mi sento anche di ringraziare Massimiliano Bianconcini, penso io, ma a nome di tutti, insomma, mi prendo anche questa licenza, diciamo. Tornando su quello che sarà il nostro intervento, vado subito con gioia a presentarvi, appunto, ridico un attimo il titolo perché così ci diamo forma tutte, sul lavoro e sull'essere donna, come ci sentiamo. Quindi saranno qui con me delle lavoratrici che vado a salutare, Valentina, Diana. Se c'è, ci saluta, così sappiamo che è presente. Lei è un'imprenditrice. Ciao Valentina. Ciao. È un'imprenditrice di un negozio per il minimo impatto ambientale. E poi dopo parleremo. E poi con noi c'è Sonia Roa, una fabbra designer. Ti sente? Sonia? Sì, ciao, benvenuta. E poi abbiamo Ilenia di Blasio. Salve, benvenuta. Ciao. Ciao. Una bibliotecaria di Archivia, un'associazione di Casa Internazionale delle Donne. Lo premetto e lo sono certa che lo penserò anche dopo e lo sosterremo insieme, che questa è stata un'ottima scelta che ho fatto di invitare queste donne, queste lavoratrici, perché come associazione ci piaceva mettere insieme il lavoro e le donne, perché queste iniziative del mese di marzo sono dedicate alle donne per l'8 marzo, no? Una festa che festeggiamo, che non è bene, che non siamo tutti della stessa idea sul perché la festeggiamo. Sembra, diciamo, l'accezione più riconosciuta è quella perché in una fabbrica appunto sono morte delle donne, però poi vediamo che sono più invece poi a definirci le emozioni, i pensieri e quello che viviamo, e per questo mi piaceva però dare forza al lavoro e al lavoro delle donne, perché per tutti e tutte il lavoro è una parte importante di realizzazione di noi stesse, di noi stessi, e di anche una ripercussione sugli altri e sulla società, di quanto ci sentiamo di contribuire. E ho scelto proprio queste lavoratrici perché secondo me è molto importante quello che loro fanno operando, mettendo in discussione alcuni stereotipi e pregiudizi, e quindi ci fanno pensare. Sonia Roa appunto è una fabbra designer, e quindi nello stereotipo, nell'idea sbagliata che abbiamo, che esistono alcuni dei lavori per le donne e alcuni per gli uomini, appunto lei ce lo, in modo semplice e importante, ce lo mette in discussione, quindi mi fa molto piacere sentire il suo punto di vista. Poi Valentina Diana è un'imprenditrice per il minimo impatto ambientale, e nell'idea che l'imprenditore sia questa figura avara, avida, attenta ai soldi e al successo, e invece appunto un'imprenditrice che si occupa di un tema per noi fondamentale, soprattutto in questo momento che stiamo vivendo, che è l'ambiente, e quindi il rapporto che abbiamo non solo tra noi, ma anche sulla terra, sul mondo che ci ospita. E poi Ilenia, bibliotecaria di Archivia, Archivia, quindi è proprio, stiamo in questa dimensione, dell'Associazione della Casa Internazionale delle Donne. La biblioteca come insomma il posto per eccezione della cultura,
E per occuparci di questi stereotipi, la conoscenza mi sembra quello strumento che aiuta tutti a liberarci da alcune fantasie poco utili, per insomma permetterci anche di sentirci diverse. E io vi ringrazio, è un molto piacere che siete qui e vi do a tutte una domanda generale per farci entrare un po' in quelli che sono i vostri lavori, i vostri racconti e come vi sentite, appunto, cosa ci volete raccontare. Può andare, prego, chi vuole. Allora, vado io che almeno faccio un piccolo preambolo. Io sono in negozio in questo momento, visto che a maggior ragione della donna lavoratrice mi trovate infatti munita di mascherina al collo, in previsione di qualche cliente. Quindi magari mi anticipo un attimo in modo che se dovesse entrare qualcuno, perché in teoria io apro alle 4:30, quindi ho questi 10 minuti in cui posso sparare tutte le mie cartucce. Allora, diciamo che la domanda era, diciamo, come ci sentiamo a lavorare da donne, se ho capito bene? Sì, e anche la scelta rispetto a questo specifico lavoro. La scelta è nata, nel mio caso, la scelta è nata per caso. Ho incontrato, faccio un'altra piccola parentesi, siamo due donne noi in questo negozio, siamo due mamme, cioè abbiamo rispettivamente due figlie e due figli. Siamo praticamente nate a 4 giorni di distanza, non ci conoscevamo, sono entrata per caso nel negozio che originariamente era solamente della mia socia e c'è stato praticamente un amore a prima vista, diciamo. Da lì poi abbiamo deciso di intraprendere l'attività lavorativa insieme e io lo considero un secondo matrimonio, parallelo a quello già esistente, perché insomma già condividere il proprio lavoro con un'altra persona è veramente impegnativo già di suo. Quando poi si hanno impegni familiari, tutto da incastrare, non è facile. Diciamo che però questo lavoro ci ha permesso e ci permettere di essere mamme, genitori in generale, promotrici e promotori, perché qui abbracciamo pure la parte maschile della nostra famiglia, fortunatamente, che è importantissima da spingere, da attivare. Quindi li abbiamo coinvolti in un approccio familiare, esistenziale, lavorativo più favorevole all'ambiente. Difatti noi abbiamo un negozio di detersivi alla spina, di tutti i prodotti, diciamo, biologici, tendenti al minimo impatto ambientale. Non totalmente al minimo impatto ambientale, perché pensiamo che per cambiare la cultura attuale ci debbano essere dei piccoli passetti fatti giorno per giorno, senza cose radicali, insinuandosi piano piano, cercando di dare una svolta progressista e ambientale. Considerate che noi siamo a Palestrina, che comunque è un comune limitrofo ai Castelli, ma molto più, tra virgolette, passatemi il termine, provinciale. Diciamo che i Castelli sicuramente hanno avuto un'influenza anche della vicinanza di Roma, quindi diciamo qui scardinare certi meccanismi di consumo è un po' più difficile rispetto a una zona, diciamo, più vicina a Roma. E quindi, insomma, abbiamo avuto varie difficoltà nel tempo, negli anni, però diciamo che alla fine ci è stato riconosciuto dalla popolazione del territorio, siamo un punto di riferimento per le donne, per le famiglie. Questo negozio alla fine è diventato una specie di consultorio, perché alla fine vengono, purtroppo in questo momento no, però c'è una poltrona per allattare, vengono le mamme quando hanno bisogno di tempo, perché confrontandosi poi con i clienti, con le persone, cerchiamo di instaurare un rapporto, come diceva poi Simona, che non è solo quello dell'imprenditore che deve fare la vendita a tutti i costi. Cioè abbiamo avuto questa illuminazione, che poi è stata istintiva, di proporci alle persone come siamo, insomma. Siamo in primis donne, persone, e il lavoro è importante, però alla fine viene in secondo piano. C'è un substrato sociale in cui noi ci inseriamo, cerchiamo di compattare e alla fine abbiamo dato la mano a tante persone. Quindi diciamo va ben oltre la pura attività
commerciale, diciamo. Sono stata abbastanza... A me mi sono puntata delle cose. Quindi poi... Se avete cose da chiedere... Appuntiamo, sì, infatti, guarda, mi ha dato questo là, nel senso che poi, cioè questa è una tavola rotonda, ecco, io non sono un'intervistatrice, sono una psicologa, quindi comunque il piacere è della condivisione, di scambio di pensieri e di sentimenti, insomma, e quindi poi vedremo anche se le passo le pagine Facebook, c'è qualche commento, quindi, ok, poi magari ecco, ci presentiamo, ascoltiamo tutto e poi ci facciamo qualche domanda. Disattivo l'audio. Ok. Se volete dico io qualcosa su di me, appunto sono Ilenia e lavoro alla biblioteca di Archivia, che si trova nella Casa Internazionale delle Donne, quindi già un luogo simbolico perché raccoglie più di 30 associazioni che si occupano in modo diverso però di tanti aspetti appunto relativi alla donna e all'essere femminile. Sono approdata, diciamo, a questo lavoro prima e poi nella mia biblioteca, diciamo, al lavoro un po' per caso, in quanto mi sono laureata in lettere e poi ho scoperto una passione per il mondo bibliotecario, quindi ho fatto un master che mi ha portato a fare un tirocinio appunto in questa biblioteca. E appunto l'amore un po' per la professione, ma poi soprattutto per il luogo, per ciò che rappresenta e anche per soprattutto, voglio dire, le relazioni che ho intessuto all'interno appunto della biblioteca mi hanno fatta rimanere lì in un luogo davvero, trovo davvero significativo. È un po', è come ritrovarsi una specie di grande famiglia, quindi con le complessità che questo comporta, ma sapendo che è comunque un punto di riferimento, tanto più che una famiglia che ti scegli, quindi non hai, come dire, il carico sulle spalle obbligatorio. E sono rimaste, sono lì praticamente dal 2013, grosso modo. E, diciamo che mi sembra significativo anche per appunto per il nostro racconto di oggi il fatto che cioè, sono in veste, posso dire, da alcuni mesi non solo più come bibliotecaria ma anche come donna lavoratrice, come mamma lavoratrice, perché ho un bambino di 6 mesi che sta qua adesso a casa con me e nelle difficoltà appunto di riuscire a mettere tutto insieme ho dovuto anche avere il supporto dei nonni per tenermelo un attimo. Quindi secondo me anche questo è uno spunto di riflessione su quanto sia complicato, secondo me, per una donna ancora oggi riuscire un po' a tenere i fili di tutto, della realizzazione di sé, nell'avere un compagno, nell'avere un figlio e voler a tutti i costi fare in modo che sia perfetto, ma poi la perfezione, come sappiamo, non esiste ed è un po' complicato, ma l'importante è forse rompere questo muro, lo vedo io su me stessa per quanto sia portata a voler tenere tutto sotto controllo da quando sono mamma, ho capito che non ce la potrò fare e che quindi andrà bene così come sarà, pazienza. Questo all'inizio, poi ditemi e poi anch'io risponderò a qualsiasi domanda, a qualsiasi curiosità. Ok, grazie. Senti, Sonia? Ciao, ciao a te. Sì. Ciao. Allora, io sono Fabra, designer, e ho fatto disegno industriale alla Facoltà di Architettura, però da piccola mi è sempre piaciuto costruire. Quindi magari immaginare un oggetto, anche un luogo, e farlo, seguirlo tutto il processo creativo. Quindi da grande ho capito che c'era una laurea per questa cosa che mi piaceva, però non finiva là perché a me mi piace costruire tutto. Quindi ho sempre usato diversi materiali da autodidatta, fino a che un compleanno mi regalano una saldatrice e lì è finita. E ho cominciato a saldare,
Mi piace mischiare il ferro col legno, col vetro, con diversi materiali. Comunque non mi fermo al ferro, lavoro pure il cartongesso. Mi piace fare troppe cose, magari. E io non mi sono mai fatto un problema su quello che faccio, che mi piace fare. I problemi sono nati con gli altri, no? Col rapporto con gli altri, andando a comprare il ferro, andando in ferramenta, no? Che ne so, in ferramenta subito ti vedono donna e ti chiedono per cosa lo vuoi, come se una non fosse sicura che vuole quello per una cosa, no? E quindi vabbè, sono nati dopo i problemi, diciamo. Io non me lo sono mai fatte perché era quello che mi piaceva fare. Vabbè, per adesso questo. Ok. Sonia, parto, mi viene subito una domanda, sì, se poi anche qualche appunto sono gli altri, no? Tu dici molto, cioè, questa cosa la sento proprio autentica, sono gli altri che si fanno il problema, e anche se hai dei racconti, che ne so, che si sono sorpresi di... Sì, adesso vabbè, io vado spesso a dei posti già da tempo, quindi mi conoscono e non è più raro per loro, però quando vado a un posto nuovo, in ferramenta spesso, no? Quella cosa di magari sei andata a comprare quel pezzo perché qualche uomo ti ha detto di comprare quel pezzo e non sai te che vuoi, no? E cosa ti serve. Quindi ogni volta è la stessa cosa, non si scappa quello. Poi magari quando dico lavoro il ferro, dicono, ah ma progetti, sì progetto, ma anche seguo, no? Il lavoro, ma proprio saldi il ferro? Sì, saldo il ferro, quindi è sempre, poi io sono molto magra, quindi magari si aspettano molte volte al telefono, non hanno problemi che sono una donna fabbra, però... Poi quando mi vedono non mi danno due lire, diciamo. Quello è il succo della cosa. Cioè anche a livello fisico non mi trovano forte, insomma. E quindi è ancora un aggravante, diciamo. Fa pensare a tante cose. Come se la forza è qualcosa di sì, esterna, no? Invece che una relazione con quello che facciamo, che è una cosa che sta fuori di noi. E penso che qua ci possiamo, cioè, anche legare a quello che è il linguaggio, no? La possibilità di anche chiamarti Fabbra, e che è un'abitudine, cioè anche per me la prima volta, no? Mi fa quasi sorridere, è un'emozione quella anche di una cosa nuova. Però insomma la possibilità, e qua magari mi collego anche al lavoro che fa Elenia del linguaggio, come possibilità complessa, ampia, cioè abbiamo molto di più a volte di quello che utilizziamo. Simona, mi permetti un'osservazione dopo questi bellissimi interventi? C'è Laura Graziani che ci scrive su Facebook pregiudizi puntini puntini, e mi dai là per sottolineare una cosa, che abbiamo davanti tre donne, se le avessimo sentite parlare senza guardarle in webcam, magari le avremmo immaginate totalmente diverse, basandoci, come dice Sonia, appunto su un pregiudizio, no? Io sono Fabbra e quindi devo essere una donna muscolosa, forte, e immagino Ilenia fa la bibliotecaria, e quindi mi immagino una donna col taglier molto, molto riservata, molto, no? Oddio, Valentina, giusto? Perché Valentina invece, che si occupa, ecco, di un negozio, tra l'altro lo vediamo, sono curiosissima, mi piacerebbe venirti a trovare, la immagino una, che so, ma vado proprio sul pregiudizio becero, passatemelo, una donna su la cinquantina, sessantina, un po' trascurata anche, no? Che si dedica, e invece ecco, è bellissimo avervi viste, perché è fantastico quanto una donna, ma anche un uomo, però oggi ci occupiamo della donna, una donna possa essere se stessa e ricoprire un ruolo che magari è lontano dalla propria esteticità,
facendolo anche bene. Io sono curiosissima di vedervi al lavoro, ma vogliatemene, più di tutto mi piacerebbe vedere i lavori di Sonia, perché non avevo, e sono molto contenta di questo intervento, non avevo mai avuto l'occasione e il piacere di conoscere da vicino un artista così. Complimenti a tutte e tre, perché comunque portate avanti un tipo di lavoro che molto spesso, ecco, come ci scrivevano, è soggetto a pregiudizio. E voi tre dimostrate esteticamente e animicamente, perché poi sentendovi parlare si percepisce anche il brio che comunque vi anima, ecco, portate tutta un'altra ventata. Quindi niente, volevo solo sottolineare questo, grazie, grazie del vostro intervento. Non ce la siamo preparata. È grazie a voi e ai vostri interventi. E noi volevo cercare di ricollegarmi un attimino a questa cosa del pregiudizio, che effettivamente si ricollega moltissimo a quello che noi abbiamo detto prima nel nostro intervento, di quanto appunto i ruoli siano culturalmente determinati, quindi di quanto il pregiudizio si fondi effettivamente su una base culturale, cioè di tutte quelle aspettative appunto che ogni individuo si fa su quello che è giusto che una donna faccia secondo una determinata cultura, oppure è giusto quello che un uomo faccia, quindi per soddisfare tutte quelle aspettative. Ecco. Quindi diciamo che è bello ascoltare le vostre storie, perché sono proprio, diciamo, l'evidenza di quanto in realtà queste disuguaglianze culturali, insomma, che noi abbiamo appreso dalla nostra cultura, siano evidenti, e voi in qualche modo diciamo siete la prova provata in questo senso. Quindi è bello, sono veramente molto, molto contenta che in qualche modo i due interventi si siano incastrati così, così bene. Grazie, mi taccio. Beh, penso che sia questo, faccia parte anche un po' delle nostre intento, no? Che poi è divulgare la cultura, cioè la possibilità che con degli strumenti anche diversi ci si può, cioè spero che questo insomma sia utile anche a chi ci sta guardando, ascoltando. Peraltro Simona, scusami, è sempre Laura, Graziani ci dice: la cosa più bella è riuscire a realizzarsi in ciò che ci piace, ignorando i pregiudizi e gli stereotipi. Sono d'accordo. Sì. Infatti mi colpiva che tutte avete utilizzato la parola amore. È l'amore, no? Che ci spinge, che poi sia verso quello che facciamo, verso le altre persone. E con l'amore si costruisce, cioè lo stereotipo distrugge. È un po' poi quello che, insomma, è complesso, che è una cosa che è tutti i giorni, insomma, da lavorare. E su questo anche ti volevo chiedere, Ilenia, se visto che c'è appunto anche, stai diciamo nel fulcro culturale di quello che è poi il femminismo, e di come poi, non lo so, è cambiato, no? Perché probabilmente il femminismo degli anni 70... Sì, è stato, diciamo, un fenomeno proprio di massa, mentre poi, cioè soprattutto quello degli anni 70, primi anni 80, poi è andato un po' scemando rispetto all'interesse, diciamo, generale, forse perché alcuni diritti sono stati acquisiti con tanto ritardo e tutto, e con dei vuoti ancora ora, perché non tutto è stato conquistato, per quanto noi giovani a volte tendiamo a dargli per scontati, basta solo vedere per quanto riguarda appunto la legge sull'aborto, la legge c'è, ma poi l'applicazione è tutta un'altra cosa.
E quindi, anche ricollegandomi a quello che vivo io tutti i giorni, la cosa che, ecco, come dicevi tu, l'amore, la passione per il mio lavoro è dato anche dal fatto di vedere molte giovani che si avvicinano a questi temi, non solo perché, non so, frequentano dei corsi all'università, ma proprio perché secondo me vogliono, è un modo anche per avere una conoscenza di se stesse, no? Di quel che è stato prima, di quel che vogliono per il futuro anche, no? Come ottenerlo, cioè chi è passato prima di loro, che cosa ha lasciato, che cosa possono portare avanti da quelle battaglie. È un modo appunto per conoscersi e riconoscersi in altre. Come dicevo prima, le relazioni secondo me sono fondamentali. Il fatto di vedere appunto delle giovani che vogliono conoscere la cultura, ecco, è alla base secondo me di tutto. Non so, noi siamo abituati a sentire nei mass media sempre questo punto, questo fenomeno sulla violenza delle donne, quello che maggiormente vogliono tirar fuori, come se la questione femminile fosse solo appunto la violenza sulle donne. Quello è solo la punta di un iceberg che tu devi curare dalla base, dalle scuole, dagli stereotipi di genere tra i bambini proprio. E quindi se tu non vai alle radici non arriverai mai poi a combattere un fenomeno così violento, così drammatico. Ci continueremo a parlare di femminicidio ma non lo risolveremo mai alla base. E il fatto appunto che ci sia, ecco, una biblioteca che ti dia la possibilità di esplorare quello che già è stato detto, ma anche di avere poi una tua opinione e di dire anche poi tu la tua parola, perché poi le utenti che vengono sono poi appunto studentesse che continuano il loro percorso, diventano dottorande, nel tempo diventano delle ricercatrici, quindi sono anche poi colonne portanti della cultura femminile. Le ritroviamo noi ad esempio come archivio e poi come Casa Internazionale delle Donne. Abbiamo curato anche quest'anno per la quarta volta la Fiera dell'Editoria delle Donne. E anche lì, cioè, il mondo si spalanca perché ci sono tanti saperi che però non sono, molto spesso non sono riconosciuti dai libri di testo ufficiali delle scuole. Voi troverete delle paginette come appendici forse rispetto a determinate scrittrici, cioè se ne conoscono poi solo poche. Virginia Woolf su tutte, ma poi quelle, diciamo, ce ne sono state tantissime in tanti, non solo nella letteratura, nelle arti, nei mestieri, come appunto ad esempio parlavamo di Sonia che è una fabbra, ma naturalmente ora noi fa sorridere, ma in realtà diciamo la donna si è espressa poi un po' sempre in tanti campi. Il problema è che la storia non l'ha mai riconosciuto. Oppure no, se non gli è stato dato l'accesso non è stato per la colpa appunto propria, ma perché non poteva arrivare, è stato precluso un percorso. Ad esempio vediamo le donne giudice, sono negli anni 60 questa cosa è stata possibile vederla, prima era preclusa la strada appunto alle donne. Ecco, come dicevamo prima, sono stereotipi che secondo me bisogna ancora continuare a scardinare. È bello perché quando dicevamo di Sonia che è una fabbra, lei è l'esempio col suo lavoro, non ha bisogno magari a volte di troppe parole, di troppe discussioni, e lei è quello che fa nelle sue opere, nei suoi manufatti, no? Mi faceva appunto riflettere, ed è assolutamente vero il fatto che il problema non è il suo, non è lei in quello che fa, ma sono quello che gli altri vedono in lei, o quello che vorrebbero vedere, ma non è. Quindi, cioè, sono molto contenta appunto di aver sentito anche la sua testimonianza. Mi sembra che qua, per concludere, per andare alle conclusioni, mi piacerebbe una battuta ancora di Valentina e di anche Sonia, rispetto proprio a questo che dicevi, al lavoro, perché Valentina mi faceva pensare che dice no, vabbè, ma io no, non faccio un lavoro, cioè forse dobbiamo trovare un'accezione diversa del lavoro, e che è questo che un po' dicevi tu del sapere riconosciuto.
forse il lavoro è qualcosa che ci rappresenta. Non so se volevano dire un'ultima cosa su questo, e so anche che Sonia con altre falegname, altri tipi di lavori che rientrano un po' in questo, ci voleva raccontare anche questo, che volevano mettersi insieme. Sì, siamo tanti. C'è l'idraulica, l'elettricista, la falegnama, la muratora, ci sono tantissime figure. Abbiamo creato un gruppo, abbiamo cercato di fare una cooperativa, ma è molto complicato, l'abbiamo lasciato perdere purtroppo perché non era fattibile, però siamo in contatto. Quindi, vabbè, quella che lavora di più sicuramente è l'idraulica, perché l'idraulico serve sempre e quindi lei ha svoltato. Che tra l'altro lei è laureata in architettura, ha fatto pure l'esame di Stato e ha deciso di fare l'idraulica. E odia gli architetti. E quindi, no, siamo tante, è bello che ci stiamo conoscendo. Sicuramente c'è un'altra ragazza Fabbra, pure che conosco. Ci saranno altre, spero. E niente, comunque un po' penso che la storia della mia vita è andare sempre controcorrente, perché sono argentina e vegana. Da piccola ho deciso di studiare come strumento, tutti i miei fratelli suonavano la batteria, quindi penso che ce l'ho un po' da piccola sta cosa. Quindi i commenti quando suonavo la batteria era: per essere donna non suoni male. Quindi penso che tutte noi abbiamo vissuto tutta la vita queste battute e questi confronti con gli altri, no? Poi, vabbè, io vado avanti, anche se doppiamente, cioè, già sono donna e fabbro, e quello che si aspettano della mia immagine è che sia grossa, cioè con un fisico più... e magari con modi più rudi, però vabbè, siamo qui. E è tanto. Io invece mi volevo ricollegare un po' al discorso del diffondere un po', di scardinare certi meccanismi, no? Perché ho una bambina, insomma, una ragazzetta che fa, una delle mie due figlie fa la prima media. E qui cominciano i problemini, diciamo, perché ovviamente ci si comincia a confrontare con l'altro sesso in maniera diversa, si comincia a fare gruppo in maniera diversa e si comincia proprio a delineare già un po' la questione del diverso, no? Perché poi fondamentalmente si tratta sempre del tu sei diverso da me, come diceva un po' Sonia, no? Perché a prescindere dal mestiere, già suonare la batteria oppure già essere se stessi è molto difficile poi. Quindi confermo che c'è ancora tanto da lavorare, tanto, 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 tanto. E nelle scuole, come diceva, non mi ricordo chi, insomma, l'altra psicologa forse, c'è da lavorare tanto, secondo me. Già dalle medie c'è bisogno di fare una grossa educazione sentimentale e un percorso, secondo me, di consapevolezza, perché, ve la faccio breve, nel negozio vendo anche assorbenti e coppette mestruali. Sembra sciocco, ma vi posso assicurare che le donne non si conoscono, non sanno come sono fatte, non conoscono il proprio corpo. Ed è un lavoro che io, magari da commerciante, vabbè, commerciante riduttivo in questo caso, perché poi quando tu devi pure spiegare le cose basi proprio dell'anatomia, ti rendi conto che veramente noi, secondo me, ci autopenalizziamo delle volte, no? Proprio ci autocensuriamo, ci releghiamo, no? Sempre un passo indietro nel lavoro, nella famiglia. Quindi, secondo me, il lavoro lo dobbiamo fare, ma a partire da noi. Cioè, siamo già noi che ci dobbiamo mettere in testa, perché delle volte lo facciamo anche da soli in automatico, no? Ce li facciamo da soli i pregiudizi molto spesso. Quindi io vorrei dire sì, c'è bisogno di lavorare, di lavorare in cooperazione, come diceva Sonia, e di lavorare nelle scuole, tanto tanto. Penso di aver concluso. Sì. Penso che siamo addirittura d'arrivo, è
mi ha fatto molto piacere questa, forse la parola finale, integrazione, mi verrebbe da dire, no? Anche verso noi stesse, questa cosa che diceva Valentina, e verso gli altri anche, quindi se insomma le associazioni culturali possono essere utili anche a questo, insomma, noi ci siamo, ecco, e siamo molto felici di questo incontro. Grazie alle persone che ho scelto, sono soddisfattissima, ero soddisfatta, adesso soddisfattissima. Grazie Valentina, grazie Elena, grazie Sonia. Bene, siamo nei ringraziamenti, pronto? Mi sentite? Sì. Siamo nei ringraziamenti e quindi non vorrei fare conclusioni, perché dopo l'avere gustato, diciamo così, questo evento particolarmente intenso, direi, non vorrei trarre delle conclusioni, ma vorrei invece fare alcune considerazioni, però. Certamente questo partenariato associativo che avete scelto per la serata odierna, che vede appunto la denominazione dell'evento Vitamina D come donna, è stata veramente una scelta di partenariato che ha determinato la formazione di un caleidoscopio, così io lo chiamo, che va da appunto da elementi recitativi, quale quella di Silvia Faccini, e anche a quelli che sono stati gli interventi, diciamo così, di natura sociologica, antropologica, psicologica. Ed in modo particolare mi ha colpito proprio in questi interventi ciò che sosteneva la dottoressa Barbara Costantini, che richiamava all'utilizzo, diciamo così, per la formazione degli aspetti terapeutici nella scuola. Allora, io vorrei dire questo, che in effetti, da un punto di vista proprio di questa terapia, il decreto legge della buona scuola inserisce nel contesto curriculare proprio della scuola l'insegnamento dell'attività teatrale. Però la realtà di questa difficoltà dell'inserimento, dottoressa Costantini, sta proprio in questo fatto, cioè che considerare un'attività teatrale, il grande maestro Proietti diceva appunto che mai come il teatro è un aspetto terapeutico, perché quando prima di entrare in scena indubbiamente si ha la febbre, quando si va in scena passa tutto e quando si finisce lo spettacolo torna il 38 di febbre, quindi la terapia insomma c'è. Però la cosa che non si riesce in pratica a realizzare su questo decreto della buona scuola è la unificazione delle due figure professionali che sono importantissime, cioè quella del pedagogista e quella dell'attore regista. Cioè sono due figure che sono indispensabili, ma manca la figura unica, cioè che abbia entrambi queste professionalità e che quindi dovrebbe per l'appunto essere costruita. Per quanto riguarda l'aspetto invece relativo a ciò che ha presentato la Prodo di Turan, io devo dire che, cara Valentina, cara Sonia, cara Ilenia, Laura Graziani parlava di pregiudizi, ma se qui questa sera vi avesse visto Amadeus, vi avrebbe immediatamente preso per i soliti ignoti. E non sarebbe andata una lira allo Spallanzani, perché mai da figure così uno penserebbe in pratica di poter vedere una bibliotecaria negoziante, ma in modo particolare la Fabbra. E per cui certamente qui il discorso dei pregiudizi ritorna in modo evidentissimo. Io personalmente quindi non posso appunto che essere orgoglioso, contento e gioire di questo evento che siete riuscite a costruire, tutto al femminile poi, siete riuscite a costruire, perché sicuramente è stato di particolare intensità, ma anche di passione e di chiarimento di certi aspetti che senz'altro
colgono favorevolmente l'aspetto sociale. Io vi ringrazio quindi a tutte per questa vostra collaborazione, per questo vostro contributo. Ciò significa, ecco, questo è il messaggio che va dato anche alle figure politiche che dovranno governare Frascati, e cioè, signori, abbiamo delle eccellenze culturali nell'ambito del nostro territorio che devono essere prese in considerazione, debbono essere coltivate, debbono essere sostenute, perché dove in pratica dovesse mancare la cultura, sicuramente la volgarità, sicuramente la presunzione, l'arroganza vincerebbero. Quindi coltiviamole fortemente, come stiamo facendo noi dalla base con questa rassegna. E vi do appuntamento per la prossima serata, che sarà venerdì 19 alle ore 18:30, con la presentazione di un corto teatrale tratto da un brano del nostro scrittore storico concittadino, professor Lucio De Felici, ma ci saranno degli interventi sia del Circolo Femminile di Amicizia Europea e anche del Fotoclub Controluce di Montecompati. Vi ringrazio a tutti quanti, auguro a tutti voi una buona serata e un buon proseguimento della nostra rassegna. Arrivederci a tutti, ciao, buona serata. Grazie Tommaso, arrivederci a tutti. Grazie, grazie a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Grazie. Grazie.